Ciclismo presentato in consiglio regionale il 46esimo giro del Valdarno. La gara è in programma il prossimo 2 settembre. Sport Mazzeo e il Memorial Paolo Rossi per trasmettere ai giovani i suoi valori, fair play, lealtà, impegno e saper tendere una mano ai compagni in difficoltà. Eventi presentato il palio del Diotto di Scarperia a 718 anni dalla fondazione della cittadina, torna come ogni anno l'8 settembre. Presentata in una conferenza stampa al Media Center Sassoli la 46esima edizione del Giro Ciclistico del Valdarno. Questo evento sportivo, nato nel 1976 da un'idea di due figlinesi, Roberto Romanelli e il compianto Gino Gnuli, da allora è stato sempre più rivalutato e apprezzato, diventando una delle più importanti gare ciclistiche organizzate in Toscana. Il percorso si estende tra i comuni di Figline e Incisa Valdarno, portando alla ribalta nazionale un paesaggio unico, ricco di colline e borghi di interesse nazionale, come la Casa di Petrarca, le mura di Figline Valdarno e la storica Piazza Ficino, in cui è situato l'arrivo. La gara è in programma il prossimo 2 settembre. La regione toscana è terra di arte, cultura, bellezza, ma anche di sport. Ogni anno presentiamo in regione una delle gare più importanti del nostro ciclismo dilettantistico, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. La Toscana è terra di arte, di cultura, di bellezza, ma anche terra di sport e terra soprattutto di ciclismo. E ogni anno sono davvero felice di poter presentare qui in Consiglio regionale una delle gare ciclistiche più importanti per i ragazzi più giovani, perché da queste strade, dalle strade del Valdarno, spesso nascono i campioni del futuro. Percorso complesso, percorso che porta davvero a vincere chi ne ha di più. Il ciclismo è uno sport di fatica, ma è anche uno sport di grande intelligenza, è uno sport di tattica, di squadra, richiede un impegno collettivo. Lo stesso impegno che mettono le volontarie e i volontari che ogni anno permettono di organizzare un evento come questo. È un evento non semplice da organizzare, un evento che coinvolge all'interno delle altre iniziative, le iniziative del perdono del comune di Incise e Figline Valdarno, tantissime cittadine e cittadini. Lo scorso anno ho avuto la possibilità di percorrere sull'ammiraglia le strade di questo difficile percorso. Ho trovato l'affetto di tante cittadine e tanti cittadini che incoraggiavano i ragazzi che si sfidavano davvero in un percorso molto bello. E poi è un modo anche per fare turismo, per far conoscere uno dei territori più belli della Toscana. E ora un grande in bocca al lupo agli atleti, e questa sarà la maglia che si aggiudicherà chi vince il premio del Valdarno. Una manifestazione sportiva tra le più belle che si svolgono nella nostra regione, ha detto Cristiano Benucci, consigliere regionale. Il Giro del Valdarno è da sempre una delle manifestazioni sportive più belle ed appassionanti in ambito di ciclismo della nostra Toscana. Da sempre il comitato organizzatore ha fatto un grande lavoro e ci ha abituati ad una bella competizione sportiva, e sarà così anche quest'anno. Il Giro del Valdarno rientra nei festeggiamenti del perdono di Figline Incisa Valdarno, e che sono una bella occasione di incontro, di festa di tutta la comunità. Sono certo che anche quest'anno la corsa ciclistica sarà l'occasione per valorizzare anche il nostro territorio, tutte le bellezze ambientali, culturali che stanno intorno, e sarà soprattutto una bella giornata di sport e porterà in piazza tante persone. La corsa segue il suo percorso classico con partenza alle ore 13 e arrivo previsto alle ore 17, ha detto il presidente dell'associazione ciclistica Figli Bike, Sandro Sarri, motore dell'organizzazione dell'evento. Fino a oggi abbiamo 185 iscritti. Sì, siamo alla 46esima edizione, siamo in procinto, è già tutto fatto per la partenza del 2 di settembre a Figline Valdarno. Il percorso è il percorso classico che ormai da qualche anno abbiamo messo in atto. Ci abbiamo
incisa con la Casa Petrarca, Figline o la Piazza Marsilio Ficino. La partenza ufficiale sarà da, Incisa Valdarno alle ore 13, l'arrivo previsto in piazza Marsilio Ficino intorno alle ore 17. Il nostro è un territorio che ama il ciclismo e che lo vive con passione, ha detto il sindaco di Figline, Incisa Valdarno, Valerio Pianigiani. Il nostro territorio tradizionalmente è votato al ciclismo, cioè noi abbiamo un territorio dove ci sono tantissimi corritori anche a livello amatoriale. Sicuramente questa manifestazione si inserisce nelle feste del perdono, che è la massima manifestazione del comune Figline Incisa Valdarno. Ci fa onore perché è una manifestazione che è arrivata alla 46esima edizione. C'è grande partecipazione, grande professionalità da parte degli organizzatori, per cui siamo onorati di ospitarla intorno alla piazza Marsilio Ficino, che è il cuore della nostra città. Vorrei sottolineare l'importanza di questa corsa a livello nazionale, ha detto il presidente del comitato della FCI, Saverio Metti. Ma ormai il Giro del Valdarno rappresenta una di quelle gare a livello nazionale più rappresentative, si va sempre a mettere in un momento del calendario importante perché questa categoria si sta preparando chiaramente agli europei e mondiali il mese di settembre, una gara nazionale, va a coronare un po' un'annata particolare della Toscana perché insomma si viene da tanti eventi, campionati italiani, Tour de France, però secondo me è giusto che si arrivi a questa manifestazione perché va a valorizzare un territorio importante, un territorio bello, che dà la possibilità, una gara è abbastanza impegnativa perché non è una gara da poco, però secondo me in un momento come questo il calendario ci sta bene e sicuramente la vincerà un atleta che poi successivamente ne sentiremo parlare sicuramente. L'assessore allo sport del comune di Figline Incisa Valdarno, Fabio Gabrielli, ha ringraziato il consiglio regionale per aver ospitato la conferenza stampa di presentazione. Già è stato già detto molto, voglio solamente fare un ringraziamento al consigliere regionale dell'ospitalità e poi un ringraziamento agli organizzatori perché ci mettono tanta passione e amore per questo sport, perché grazie a loro se ci sono queste manifestazioni oggigiorno. 16 squadre giovanili maschili under 14, 4 squadre femminili under 17, oltre 500 tra giovani calciatori e calciatrici impegnati. È pronta al via la terza edizione del Memorial Paolo Rossi, torneo calcistico giovanile intitolato all'indimenticabile Pablito, che si svolgerà nella provincia di Arezzo dal 5 all'8 settembre 2024. La grande novità di questa edizione è l'introduzione del torneo femminile, che vedrà sfidarsi Vicenza, Chievo, Freedom e Arezzo. Questo memorial è un bellissimo modo per tenere viva la memoria di un uomo e di un calciatore che ha fatto emozionare e gioire milioni di italiani, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sentiamo le sue parole. Paolo Rossi incarna esattamente quello che dovrebbe essere lo sport: fair play, lealtà, capacità di saper emozionare, e in questo memorial, che sicuramente serve per ricordare uno dei più grandi atleti che il calcio italiano ha avuto, c'è anche un modo per mandare un messaggio a chi vive nello sport. Investiamo sulle ragazze e i ragazzi più giovani, investiamo nella capacità di far crescere i talenti del nostro calcio. Ne abbiamo tante nelle squadre giovanili, costruiamo le condizioni perché possano emergere e possano emergere presto. Paolo Rossi rappresenta per me l'essermi avvicinato al calcio. Era il 1982, avevo soltanto 5 anni e mi sono appassionato dopo, come tanti italiani, quel mondiale del 1982, le emozioni che ha saputo trasmetterci, la sua capacità di saper sorridere anche nei momenti più bui della sua carriera, la capacità di saperci fare emozionare, la capacità di essere un uomo squadra, e anche questo è un valore da portare sempre con noi. Alla conferenza stampa ha preso parte anche Federica Cappelletti,
moglie di Paolo Rossi e presidente della Fondazione Paolo Rossi, nonché presidente della divisione Serie A femminile professionistica della FIGC. Possiamo definirlo il più grande appuntamento perché alla sua terza, diciamo, edizione possiamo definirlo veramente un grande evento, un evento iniziato appunto, un percorso iniziato 3 anni fa quasi per gioco con le squadre dove Paolo aveva militato e che adesso è arrivato a ben 20 squadre con, a livello internazionale, quindi società importanti, ragazzi giovani che sicuramente insomma riusciranno anche a dare il meglio dal punto di vista sia tecnico sia umano, fair play, tutti i valori che poi Paolo ha sempre incarnato. È già aperto al calcio femminile perché quest'anno infatti debutteranno 4 società del femminile e quindi siamo contenti, ovviamente non poteva mancare visto anche il mio ruolo, il femminile ci teniamo particolarmente, sarà una, anche questo tipo start-up, quindi un anno di lancio per il femminile, dal prossimo anno allargheremo quindi le squadre e cresceremo anche da quel punto di vista. Sentiamo adesso le parole di Beppe Dossena, campione del mondo di Spagna 82, amico di Paolo Rossi, che ha letto il messaggio inviato dal presidente della FIFA Gianni Infantino. Il valore e la testimonianza e ciò che ha lasciato Paolo sono universali. Sono universali in un momento poi particolare come il nostro, anche al di fuori del calcio, quindi la sua capacità di vivere uno spogliatoio, la tolleranza, la pazienza, ciò che lui ha messo in comunità insieme a dei colleghi, quindi nessuno di noi l'ha mai visto arrabbiato, nessuno di noi l'ha mai visto scostante, è sempre stato a disposizione in qualsiasi momento, quindi sono valori che nei ragazzi, negli spogliatoi, nelle scuole, ma anche negli ambienti di lavoro sono moderni, quindi quello io credo che sia il patrimonio più grande che Paolo lascia. Guardate, a proposito del presidente della FIFA, è molto facile che quando si occupano quei ruoli ci si dimentica dei veri protagonisti del mondo dello sport. Però io credo che una delle principali caratteristiche e capacità che ha il presidente della FIFA è quello di riconoscere il valore degli atleti. Non è semplice, molte volte in quei ruoli ci si dimentica di tutto, ma il presidente Infantino è sempre stato vicino agli atleti. E questo il mondo della comunità degli atleti glielo riconosce. Ed era normale e giusto che la FIFA sia presente in questi momenti, in queste manifestazioni e soprattutto vicino a una persona come Paolo. Quindi per me è un onore essere qui e leggere quello che il Presidente lascerà in questa sala. Sono contento di aver contribuito con tutto l'ufficio di presidenza a fare in modo che Paolo Rossi fosse annoverato tra i grandi toscani, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Un grande campione pratese, toscano, che si lega alla nostra regione in modo indissolubile. Sono molto soddisfatto di aver dato un importante contributo affinché il Consiglio regionale inserisse la figura di Paolo Rossi tra i grandi toscani. Questo è un riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio regionale che è avvenuto con un processo graduale nel tempo. Mi ricordo lo scorso anno quando andammo a presentare la seconda edizione presso il Comune di Montevarchi, avevamo detto che ci saremmo spinti in questa direzione e riconosco a tutto l'Ufficio di Presidenza, che è guidato da Antonio Mazzeo, ecco, veramente di aver saputo mantenere una promessa. Non ci dobbiamo dimenticare che nel 1984 Paolo Rossi fu inserito nella lista dei 100 calciatori più forti al mondo, stilata dalla FIFA. Sono passati 40 anni e gli si dà un giusto ricordo a quello che è stato veramente un riconoscimento importante da parte della Federazione Mondiale. Ricordiamoci anche che Paolo Rossi è stato l'unico toscano ad aver vinto il Pallone d'Oro. Ecco, quindi un vanto della Toscana, oltre a quelle indimenticabile mondiale dell'82, dovevamo fare dei passi necessari in questa direzione e l'abbiamo compiuti. Ora saremo presenti anche all'inaugurazione
di questo che sta diventando uno dei tornei di calcio giovanili più importanti. A patrocinare l'evento la provincia di Arezzo. Sentiamo le parole del vicepresidente Nicola Carini. Assolutamente sì, per noi era doveroso essere qui oggi per portare il nostro supporto alla manifestazione, insomma manifestazione che va avanti da 3 anni e crediamo che sia una manifestazione importante per ricordare non solo lo sportivo ma anche e soprattutto l'uomo che ha lasciato un segno veramente importante non solo insomma, nella nostra provincia ma nel nostro paese, quindi crediamo insomma, ecco, che la provincia fosse giusto che fosse presente a questa conferenza stampa. E adesso il commento dei sindaci di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini e di Bucine, Paolo Nannini. Noi siamo affezionati come comunità a Paolo Rossi perché ha fatto parte del nostro territorio per tanti anni. In realtà appunto questo è il terzo anno di questo importante evento che si svolge per la terza volta anche a Montevarchi. Tra l'altro avremo l'onore di avere la finale proprio nel nostro stadio Birliperi con la conclusione appunto di tutta la celebrazione. Un evento importante perché quest'anno le squadre raddoppiano, ci sono molte squadre straniere e anche 4 squadre femminili. Quindi un progetto importante che Federica porta avanti con tanta passione. Ricordo di un grande campione, ma che noi in Valdarno conosciamo bene, soprattutto come un grande uomo. Tanti sono stati gli eventi che in precedenza abbiamo realizzato insieme a Paolo Rossi, ricordava quello della mostra con i cimeli appunto dell'82, ma importantissimo fu l'evento che Paolo ci regalò in presenza di tanti studenti delle scuole superiori, dove raccontò la sua vita di uomo e di calciatore. Tanti sono i campioni in tanti sport del nostro paese, ma non tanti campioni sono anche dei grandi uomini, e lui ci è rimasto particolarmente nel cuore proprio per la sua umanità, la sua sensibilità, la sua semplicità e perché è un uomo che ha sempre trasmesso i valori del fair play, dell'impegno, del sacrificio e del fare sport tutti insieme per tutti al di là del risultato. Quindi siamo onorati di ospitare anche quest'anno questo importante evento e siamo sicuri che Federica continuerà a portare avanti nei prossimi anni sempre con maggior successo. Ma intanto la figura di Paolo Rossi è importantissima perché quando è arrivato lui io facevo il sindaco anche allora e quindi ha trovato l'accoglienza, ma soprattutto nel tempo è diventato un cittadino comune tra virgolette del comune, quindi si trovava la mattina a far colazione dal macellaio, da tutti, quindi era veramente una persona inserita e quindi la Federica, poi sua moglie, ha continuato questa storia e il fatto di fare questo torneo, diciamo, per noi è importantissimo perché ci permette di avere una visibilità a livello internazionale, perché come ha già detto anche Federica ci sono squadre come il Real Madrid, come il Porto e continueranno a aumentare anche come livello. Soprattutto poi a Badiagnano, nella nostra sono state coinvolte tutte le società sportive, sia per quanto riguarda il mangiare, sia per quanto riguarda l'ospitalità. E a Badiagnano si svolgerà la parte diciamo femminile in cui Federica diciamo è presidente. Presentata la tradizionale rievocazione del Palio del Diotto di Scarperia, il palio a 718 anni dalla fondazione della cittadina torna come ogni anno l'8 settembre e vede gareggiare i rioni del paese per l'assegnazione del palio che vuole ricordare l'investitura del vicario. I 4 rioni finalisti omaggeranno il vicario entrante, accompagnato dai cortei storici di Scarperia e di Firenze, misurandosi su 5 giochi di gagliardia, il lancio dei coltelli, anche detti ferri taglienti, oggi prodotti di alto artigianato, la corsa sui mattoni, il tiro alla fune, la corsa nelle bigonce, il palo della cuccagna. Questo per Scarperia è l'evento più importante dell'anno e vede coinvolti tra giocatori e figuranti circa 300 persone di tutte le età, creando un grande senso di comunità. È un pezzo di storia della Toscana e una tradizione che continua, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Sono felice di poterlo presentare qui insieme alla collega Capirossi perché è un pezzo della storia, delle tradizioni importanti della nostra Toscana. 71esima edizione, un'edizione importante, un'edizione che è insieme all'inizio di una nuova amministrazione comunale. I 4 rioni si contenderanno il palio, proveranno a raccontare attraverso degli splendidi costumi un pezzo della storia,
storia, delle tradizioni, dell'identità di un territorio come quello di Scarperia davvero unico. Quindi grazie di cuore a tutti gli organizzatori, all'amministrazione comunale, alla Proloco, il loro impegno è fondamentale per riconoscere la nostra storia, le nostre tradizioni e anche per accogliere i tanti turisti che arrivano da tante parti della nostra regione e non solo per assistere questo splendido palio. In bocca al lupo a tutti coloro i quali se lo contenderanno. Si tratta di un evento atteso tutto l'anno che vede la fase di preparazione iniziare già nel mese di maggio, ha detto la consigliera regionale Fiammetta Caporossi. È un appuntamento molto importante per tutta la cittadinanza, un evento che viene atteso di anno in anno, che ha una preparazione che inizia più o meno fra i mesi di maggio e giugno, quindi una preparazione abbastanza ampia. È un evento che coinvolge tutta la cittadinanza, a partire dai ragazzi più giovani a quelli un pochino più grandicelli, fino ad arrivare anche a quelli un pochino più anzianotti, perché è un evento molto trasversale. È una ricorrenza che viene da lontano e che abbiamo la responsabilità di portare avanti. Il palio vede la partecipazione diretta del Comune per la realizzazione delle varie iniziative, ha detto Marta Cappelli, assessore alla cultura del Comune di Scarperia San Piero. Finalmente torna l'evento più importante dell'anno per gli scarperiesi, siamo molto contenti come amministrazione ogni volta di promuoverlo insieme appunto alla Proloco di Scarperia. Il Palio del D8 nasce appunto grazie all'amministrazione di Scarperia ormai quasi 71 anni fa. E è sempre ogni volta un'emozione grandissima. Quest'anno abbiamo deciso di renderlo anche un pochino più istituzionale come giornata, infatti fin dalla mattina ci saranno le consegne delle costituzioni ai ragazzi neodiciottenni. Inoltre a seguire ci sarà la presentazione del palio che verrà appunto dipinto da Cristina Francini, la nostra pittrice che ormai ci aiuta da tanti anni, e successivamente il suono dello storico campanello e la messa con i figuranti, quindi poi per arrivare all'evento finale alle 21 in Piazza dei Vicari con il corteo storico e i giochi del palio. Una manifestazione che nasce con il nostro coordinamento e grazie all'impegno di tutti, ha detto Maurizio Mugnai della Proloco, con un grande apporto che arriva dal mondo del volontariato. Ci avvaliamo soprattutto dei volontari che ci danno una grossa mano per realizzare questo e tutti gli altri eventi che fanno seguito appunto a questa manifestazione, quindi colgo l'occasione anche per ringraziarli, perché mi sembra giusto e doveroso ringraziare queste persone, insomma, di ogni ordine d'età, per cui insomma chi ha il suo tempo lo dedica, vedo, per cui con entusiasmo, e quindi si va avanti con questo. Ecco.